Ciao a tutti e tutte, grazie mille intanto al Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua e a tutti i relatori che hanno parlato finora. Io sono un attivista di Fridays for Future. Fridays è un movimento che da 4 anni si batte per chiedere un'azione che sia concreta e efficace per contrastare la crisi climatica. E se 4 anni fa la crisi climatica poteva ancora sembrare un problema lontano, un problema di altri paesi. Oggi la crisi climatica invece è arrivata proprio qua, è arrivata in Italia e ne stiamo vedendo gli effetti concreti e lampanti davanti ai nostri occhi. Abbiamo infatti vissuto nell'ultimo anno un periodo di siccità senza precedenti che ha causato anche enormi danni economici, all'agricoltura, ad esempio. E poi adesso, questa settimana, abbiamo visto l'alluvione in Emilia-Romagna, quindi un effetto molto diverso. Prima non c'è acqua, c'è la siccità, non abbiamo acqua per coltivare, e poi un effetto che è l'opposto, ma è solamente l'altra faccia della medaglia dello stesso problema, che è stata un'alluvione che ha causato moltissimi sfollati, ha causato morti. Quindi di fronte a tutto questo è imbarazzante che il nostro governo, che i media parlino ancora di maltempo, quando sappiamo benissimo che questi sono gli effetti della crisi climatica. Questo ce lo dice l'IPCC. L'IPCC infatti ci dice che la crisi climatica causa un aumento della frequenza e dell'intensità dei fenomeni meteorologici estremi. Quindi non possiamo dire che il singolo evento sia la crisi climatica, ma che un intensificarsi di questi fenomeni che ci colpiscono più violentemente, che iniziano a causare morti e che sono sempre più frequenti, questa sì, questa è proprio la crisi climatica. E per dimostrarlo vediamo anche che, ad esempio, in Emilia-Romagna ci sono state due alluvioni, una inizio maggio e una poi 2 settimane dopo. Quindi questa frequenza e questa violenza non sono normali. E l'IPCC però ci dice anche quali sono le soluzioni per contrastare la crisi climatica. Ci dà, diciamo, delle buone notizie in questa situazione tragica in cui ci troviamo, ossia ci dice che è ancora possibile agire, è ancora possibile cambiare e risolvere questo problema. E per farlo bisogna ridurre e azzerare il prima possibile le emissioni di CO2, con l'obiettivo di rimanere al di sotto di 1,5 gradi di aumento delle temperature globali rispetto all'epoca pre-industriale. Perché? Perché stare sotto 1,5 gradi di aumento ci permetterebbe di evitare alcune conseguenze molto più devastanti che invece vedremmo con qualche decimo di grado in più di aumento delle temperature. È uscito infatti un report anche dell'IPCC che mette proprio a confronto quali sarebbero gli effetti della crisi climatica con un aumento di 1,5 rispetto ad un aumento di 2 gradi, e le differenze sono veramente molte. Infatti il nostro obiettivo deve essere quello di limitare le temperature di ogni decimo di grado possibile. Quindi abbiamo un problema molto grande, abbiamo dei tempi molto stretti e dobbiamo cercare di agire il più in fretta possibile. Quindi questo è quello che ci dice la scienza. Adesso spostiamoci sulla politica, una politica che invece non sta assolutamente rispettando gli allarmi che vengono lanciati dagli scienziati. Infatti, abbiamo già raggiunto oggi un aumento delle temperature di 1,1-1,2 gradi, quindi non abbiamo fatto quello che avremmo dovuto fare finora. E guardando alle politiche attuali, quindi a come i nostri politici stanno agendo, di questo passo arriveremo ad un aumento almeno di 3 gradi a fine secolo. Quindi stiamo assolutamente andando nella direzione sbagliata. E questo lo vediamo anche riguardo al nostro governo e riguardo alla situazione attuale. Come già stato detto, è appena uscito un decreto maltempo che ha l'obiettivo di andare a aiutare le famiglie che sono state colpite dalla crisi climatica, aiutare quei territori, risolvere la crisi climatica, ma in realtà se poi andiamo a leggere cosa ci hanno scritto dentro questo decreto maltempo, troviamo fra le tante cose, ad esempio, anche i rigassificatori che vanno a utilizzare il gas metano, che è un gas fossile. Quindi in un decreto dove si cerca di risolvere il problema del maltempo, tra virgolette, della crisi climatica, in realtà stiamo andando nella direzione opposta, stiamo alimentando un sistema fossile che utilizza delle forme di energia che continuano a buttare in atmosfera CO2 e altri gas climalteranti. E quindi
quello che i governi ci stanno proponendo e questa ricostruzione vista come un ritorno alla normalità, a quello che c'era prima in Emilia-Romagna. Ma noi come movimenti, come cittadini e come cittadine, non vogliamo un ritorno a quella normalità, a quel sistema che ha causato i problemi in cui ci troviamo. Infatti l'Emilia-Romagna è la prima regione per cementificazione e questo è un dato da tenere a mente perché è estremamente sbagliato ed è molto legato anche alla situazione in cui ci troviamo e all'alluvione che c'è stata. Ovviamente nel momento in cui si va a cementificare i terreni, il nostro territorio, li si va anche ad impermeabilizzare. Quindi la cementificazione, oltre ad avere un impatto ambientale perché si vanno a abbattere alberi, a coprire zone verdi, va anche poi a peggiorare l'alluvione nel momento in cui scende giù tanta acqua insieme perché il terreno non può più assorbire quest'acqua. E quindi diciamo che questo è il problema, questa ricostruzione di cui tanto si parla deve essere una ricostruzione che non torni indietro al sistema sbagliato in cui abbiamo vissuto fino ad oggi, ma una ricostruzione che guardi al futuro e guardi a individuare i problemi del sistema in cui ci troviamo e a costruire uno nuovo, migliore, più anche giusto per le persone. Perché la crisi climatica è anche un problema che non impatta allo stesso modo tutte le persone, ma al contrario va ad alimentare le disuguaglianze sia all'interno dei singoli territori sia a livello globale. All'interno dei territori, infatti, vediamo che un'alluvione ha ovviamente impatti molto diversi su ceti sociali diversi. Una persona più ricca ha poi più mezzi anche per ripagare i danni che ha subito, rimettere a posto la propria casa. Una persona che già si trova in una situazione più svantaggiata, se viene colpita dalla crisi climatica, si troverà ancora a maggior ragione più in difficoltà. E quindi c'è anche questo aspetto da guardare. Quando parliamo di crisi climatica, non parliamo solo di un problema scientifico, un problema di numeri, ma parliamo anche di un problema sociale che impatta sulle persone e impatta sulle persone in maniera molto, molto differente. E quindi si parla di crisi climatica, di siccità, di alluvioni, in un'Italia anche che ha dei grandissimi problemi strutturali. Infatti l'Italia perde ogni anno il 40% delle risorse idriche. E quindi i nostri sistemi, i nostri acquedotti perdono tantissima acqua. E anche questo è un altro problema da andare a contrastare quando parliamo di siccità. E questo ha dei picchi di 80% di acqua persa in alcune aree del nostro territorio. E quindi quando parliamo di soluzioni dobbiamo pensare a soluzioni che siano strutturali e che vadano a contrastare il problema alla radice, che vadano ad efficientare questa nostra rete idrica, che vadano a risolvere la crisi climatica come problema che ha causato la siccità e che poi causa anche le alluvioni e non soluzioni di facciata che vanno a colpevolizzare invece l'individuo chiedendogli ad esempio di ridurre il proprio consumo personale di acqua, di non innaffiare il giardino come sentivamo dire ad esempio l'estate scorsa, ma che siano appunto strutturali. Infatti l'impatto che può avere un individuo è completamente diverso da quello che hanno ad esempio le grandi aziende. E un'altra soluzione che abbiamo spesso sentito invece è quella della desalinizzazione dell'acqua, che di nuovo è solamente una soluzione cerotto che va a risolvere superficialmente un problema, quando in realtà alla radice abbiamo una crisi climatica e quindi è lì che dobbiamo porre la nostra attenzione. Un ultimo aspetto su quali devono essere un po' le soluzioni da prendere. Da mettere in pratica per risolvere questi problemi devono essere anche, secondo noi, le soluzioni che tengono conto dei pareri dei territori, che mettano al centro appunto chi vive i territori, perché appunto avranno poi un impatto sulle persone che vivono in quel luogo. E un esempio è quello della battaglia che si sta svolgendo adesso in questi mesi a Sansolin in Francia, dove si sta portando avanti un progetto per costruire un gigantesco bacino idrografico che, secondo le popolazioni del territorio, avrebbe un impatto gigantesco e soprattutto andrebbe a
a rifornire di acqua solamente quei grandi appezzamenti di terreno, grandi agricoltori intensivi e allevamenti intensivi. E quindi non andrebbe invece a aiutare i piccoli agricoltori, le piccole imprese locali che sono in grandissima difficoltà. E oltre a questo avrebbe anche un impatto molto grande sul territorio, perché si andrebbe a utilizzare e a rendere anche di nuovo impermeabile una grandissima area del territorio. Quindi è importante tener conto di tutti questi aspetti, di guardare a qual è il problema e qual è il problema alla radice, come dobbiamo risolverlo e mettere al centro, dare potere anche alle popolazioni locali che sanno ciò che c'è, di cui c'è bisogno per il loro territorio. Infine, come accennavamo già prima, la crisi climatica è quindi un problema sia scientifico e tecnico che sociale, e che impatta in modo diverso sulle varie aree del nostro mondo e sui vari ceti sociali. In particolare, guardando proprio alle disuguaglianze globali, vediamo come la crisi climatica abbia un impatto molto maggiore sulle popolazioni del sud globale, nonostante queste siano molto meno responsabili di noi del nord globale nell'aver causato i problemi in cui ci troviamo. E quindi questa è un'enorme ingiustizia, e un dato che possiamo citare è il fatto che l'intera Africa è responsabile solamente del 3% delle emissioni globali di gas serra, quindi ha una responsabilità nell'aver causato la crisi in cui ci troviamo minima, tuttavia sta subendo effetti molto più gravi di quelli che noi invece vediamo qua in Italia. E quindi anche quando si pensa alle soluzioni alla crisi climatica, bisogna pensarle in quest'ottica, inquadrare la crisi climatica come un problema sociale di disuguaglianze, e quindi le soluzioni non possono andare a continuare a privilegiare coloro che sono i colpevoli e gli inquinatori che hanno causato tutta questa situazione qua. La crisi climatica infatti impatta nei paesi del sud globale molto più violentemente, e anche diciamo, gli effetti della crisi climatica che riguardano l'acqua, visto che questo è un po' il tema attraverso cui tutto gira intorno all'interno di questo meeting, sono molto più gravi nei paesi del sud globale. E infatti le grandissime siccità che portano poi a carestie sono anche spesso ciò che spinge le persone a migrare, a lasciare le loro case, e questo è estremamente grave. Diciamo che la crisi climatica può essere definita causa indiretta di circa l'80% delle migrazioni a livello globale. E quindi abbiamo un grandissimo problema. Stiamo mettendo a rischio la vita di tantissime persone che si trovano poi costrette a lasciare tutta la loro casa, la loro famiglia, i loro villaggi, a causa di un problema in realtà causato da noi del nord globale. E quindi anche questo è un altro aspetto di cui tener conto. E infine, un altro aspetto è quello delle guerre per l'acqua. Di nuovo, la crisi climatica, è causa indiretta di, moltissimi conflitti o situazioni, comunque di tensione, che poi possono sfociare effettivamente in delle guerre. Perché? Perché l'acqua è un bene primario, un bene di cui abbiamo assolutamente bisogno per vivere, ovviamente non possiamo non bere, e nel momento in cui questo bene scarseggia, non ce n'è più a sufficienza per tutte quelle persone che vivono in un determinato territorio, è logico che possano crearsi delle tensioni, visto che è proprio un bene senza il quale non possiamo vivere. E quindi ci sono già in questo momento guerre che hanno come causa indiretta le difficoltà di approvvigionamento dell'acqua, ne scoppieranno altre in futuro se non agiremo per contrastare il problema. Per citarne alcune, il conflitto fra israeliani e palestinesi è anche dovuto a tutte le tensioni che ci sono per l'approvvigionamento di acqua dal fiume Giordano. Anche i conflitti fra l'Egitto e l'Etiopia per il Nilo, fra Turchia e Siria. E quindi sono tutti conflitti che magari ci vengono raccontati come conflitti per motivi religiosi o etnici, ma che in realtà alla loro base hanno anche proprio l'approvvigionamento della risorsa idrica. E una risorsa idrica che dovrebbe essere in teoria un bene comune, e quindi non dovrebbe essere mercificata, ma dovrebbe, cioè, ogni persona dovrebbe avere accesso all'acqua, visto proprio che è un bene senza il quale non possiamo vivere, e quindi dovrebbe essere ad accesso diretto di tutte le persone, qualsiasi sia il loro
la loro provenienza, il loro ceto sociale. E tuttavia, come vediamo, non è così. Nel referendum del 2011 è stato votato che l'acqua è un bene comune, tuttavia le privatizzazioni sono tantissime, lo stiamo vedendo. L'aumento stesso dell'acqua, del costo delle bollette dell'acqua sta aumentando. Ad esempio, nello scorso anno, fra il 2021 e il 2022, è aumentato del 5,5%. Questo aumento è in continua crescita e quindi questo è un dato molto allarmante. E quindi un altro aspetto di cui devo tener conto è continuare a porre attenzione anche su questo, perché l'acqua sta diventando, diciamo, un po' come se fosse un oggetto nelle nostre mani, come se i fiumi, le risorse idriche fossero un oggetto del nostro mercato. E quello che diciamo, è l'errore principale che noi facciamo è considerare noi come esseri umani. Come se fossimo altro rispetto alla natura, al mondo naturale, ai fiumi, all'acqua. E quindi diciamo che si è creata un'enorme frattura fra quello che è l'uomo, la specie umana, e tutto quello che invece è la natura. E questo ci porta a tutti i problemi in cui siamo. Questa è la chiave culturale, mentale di tutto il sistema sbagliato che abbiamo creato. Noi siamo parte della natura, dobbiamo ricordarci questa cosa qua e tornare a vivere non come se i fiumi, l'acqua, tutte le risorse fossero un oggetto nelle nostre mani di cui fare quello che vogliamo, ma noi siamo solamente ospiti su questo pianeta, siamo parte di un ecosistema molto più grande. Quindi bisogna andare, diciamo, a ricongiungere questa frattura fra umano e non umano che abbiamo creato e andare quindi a smantellare un sistema sbagliato che rende tutto oggetto del mercato e che vuole fare profitto su qualsiasi cosa. Dobbiamo invece creare un mondo più giusto che metta al centro le persone, il loro benessere e non solamente il profitto delle grandi aziende. E quindi tornando un po' a noi, quello che come Fridays ci proponiamo di fare è fare attivismo, renderci conto del fatto che viviamo una crisi climatica gravissima, senza precedenti, che stiamo andando verso il collasso climatico, che i nostri governi sono perfettamente coscienti del problema, ma non hanno la volontà di agire. E quindi di fronte a questo, Fridays decide di scendere in piazza, di organizzare delle manifestazioni, di coinvolgere più persone possibile, in modo da aggregare le persone, fare in modo che tutte queste persone chiedano contemporaneamente la stessa cosa. E quindi non vogliamo arrenderci, vogliamo continuare a fare azioni, a parlare e in modo da ottenere poi effettivamente questo cambiamento. Ed è anche per questo motivo che questo sabato, il 17 giugno, saremo a Bologna, un territorio che è stato alluvionato nelle scorse settimane, e saremo lì insieme a moltissimi altri collettivi, moltissime altre realtà, per chiedere a gran voce un cambiamento, per chiedere di affrontare la crisi climatica e per dire anche no a due opere molto grandi e molto dannose, che sono il Passante di Bologna, quindi l'ennesima grandissima opera di cementificazione che andrebbe ad allargare di diverse corsie questo passante, questa strada che passa attorno a Bologna, e quindi andiamo avanti con le cementificazioni causa dell'alluvione anche che si è appena verificata, e dire no invece anche ad un altro grande progetto che è quello del rigassificatore di Ravenna, di nuovo rigassificatore, quindi gas fossile, altre emissioni, due progetti estremamente dannosi. Quindi io vi lancio questo invito a tutti e tutte di scendere in piazza con noi, di venire con noi a Bologna questo sabato e in generale di attivarvi nelle vostre vite quotidiane, entrando a far parte dei movimenti, perché c'è spazio per tutti e tutte, ci sono mille modi diversi, ognuno adatto ad ogni persona, per prendere parte a questa grandissima lotta contro il collasso climatico. E ringrazio ancora tutti e tutte, grazie mille.